Ok, compagni e compagni, iniziamo la prima sessione del pomeriggio dedicata al che fare e la teoria del partito e il contributo di Lenin a questa discussione. Vi do il benvenuto dopo la pausa. E, ci sarà l'introduzione di Serena che prenderà circa un'oretta, tenendo conto delle esigenze sia di cambio dell'aula poi per la sessione del tardo pomeriggio, più le conclusioni che farà Serena alla fine. Invito i compagni che intendono segnarsi a farmi un cenno già durante l'introduzione di Serena, ci sarà uno spazio necessariamente limitato, 4, 5, 6 interventi, però diciamo non di più, quindi invito tutti, se vi siete preparati interventi, a segnalarvelo durante l'introduzione, così poi riusciamo a dare i tempi. Io darei subito la parola a Serena. Grazie. Allora, comincio con due precisazioni. La prima è che, visto che sotto al microfono ci sono già un sacco di libri, io i miei li userò per le citazioni, quindi metto le mani avanti su questo. La seconda è che appunto il titolo di questa discussione è Il che fare e oltre. Perché e oltre? Perché, come è stato ricordato questa mattina, la costruzione del partito ha attraversato tutta la vita e tutta l'attività rivoluzionaria di Lenin, che senza dubbio è tra tutti i dirigenti e i teorici del marxismo quello che su questo punto, sulla costruzione del partito, ha maggiormente elaborato e approfondito appunto l'idea di che cos'è il partito, come lo si costruisce, e che soprattutto queste idee che ha sviluppato poi però le ha anche messe alla prova nel fuoco degli avvenimenti. Ora, esiste un falso mito del leninismo legato appunto ad un'idea del partito cospirativo, autoritario, antidemocratico, meno siamo meglio è, che appunto è una caricatura, che appunto parla di una deviazione dal marxismo da parte di Lenin e che vede in questa caricatura poi il germe da cui sarebbe derivato lo stalinismo. Ecco, appunto, non c'è niente di più falso. Lenin ha sviluppato le stesse idee che già Marx ed Engels, a partire dal manifesto del Partito Comunista, avevano messo nero su bianco. C'è un intero capitolo che parla, che si chiama Proletari e Comunisti, che proprio che parla del rapporto tra i comunisti e la classe, piuttosto che in salario, prezzo e profitto. Marx spiega il rapporto tra lotta economica e lotta politica, che è un altro tema che nel che fare è centrale, spiegando che la classe operaia non deve esagerare a se stessa l'importanza della lotta quotidiana, della lotta economica, perché questa non cura la malattia, che appunto è il capitalismo. E quindi, diciamo, ci sono già in Marx ed Engels alcune idee che vengono sviluppate sul partito, poi comunque anche loro hanno fondato l'Internazionale. Ma appunto Lenin è quello che maggiormente ha elaborato su questo tema, però non così come esercizio teorico, cosa faccio adesso, mi metto a pensare al partito. No, non sono idee che sono nate nel vuoto, ma sono idee che sono state elaborate nel corso di una lotta viva per costruire il partito stesso. Una lotta viva contro che cosa? Contro delle pressioni che venivano esercitate all'interno dell'organizzazione da parte di classi aliene, in particolare la piccola borghesia, gli intellettuali, e che appunto lo hanno portato a rispondere a queste pressioni con le idee sviluppate sul partito. È chiaro che in questa lotta, in queste polemiche, ci sono state delle esagerazioni che poi appunto sono state riprese dai critici per sviluppare quella caricatura di cui dicevo prima. E sicuramente Il che fare è uno dei testi più incriminati da questo punto di vista, a partire dall'affermazione, che appunto si ricordava anche nella discussione di questa mattina, che la classe operaia, lasciata a se stessa, non può sviluppare una coscienza politica, ma solo una coscienza
di tipo trade unionistico, cioè sindacale legata alle rivendicazioni economiche. Ora, la questione è che, come è stato detto, questa idea in realtà Lenin l'ha ripresa da Kautsky, ma non è così. Tra l'altro ci sono stati anche movimenti in cui la classe operaia ha sviluppato una coscienza politica, per esempio con il cartismo in Inghilterra, e lo stesso Lenin pochi anni dopo ammetterà di aver esagerato, ammetterà di aver utilizzato delle espressioni non del tutto felici o precise e di aver piegato il bastone dall'altra parte per raddrizzarlo. E lui dice: ma io che cos'è che ho esagerato? Su quale punto ho messo l'enfasi? Sull'idea di creare un'organizzazione di rivoluzionari di professione. E quindi dice: non si può criticare questa esagerazione se non si tiene conto però del contesto in cui questa polemica si è sviluppata. Il contesto era una lotta contro una tendenza politica, la tendenza appunto dell'economismo, che in quella fase, stiamo parlando del 1900, degli ultimi anni tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900, era una tendenza imperante nella socialdemocrazia russa. Appunto, ricordiamo che allora, cioè, i socialdemocratici appunto erano i partiti marxisti. Una tendenza che di fatto metteva in discussione l'idea stessa di avere un partito, ma soprattutto lo faceva in un momento in cui i marxisti russi muovevano i primi passi nella costruzione, nel legame, nel creare legami con i lavoratori, con le masse operaie. Lenin disse appunto qualche anno dopo, nella prefazione ad una raccolta di testi che ha scritto tra appunto nei 12 anni tra il 1895 e il 1907, appunto gli anni, no, della formazione del partito, disse appunto che all'epoca l'idea dell'unità del partito era solo un'idea, una direttiva, ma non era qualcosa di concreto. E quindi dice: è facile criticare oggi che appunto un partito ce l'abbiamo e che l'idea di un'organizzazione di rivoluzionari di professioni ha già riportato la piena vittoria. Ma questa vittoria sarebbe stata impossibile se non si fosse al suo tempo posta in primo piano quell'idea e se non la si fosse esageratamente fatta capire a coloro che la ostacolavano. Quindi appunto capite che questa esagerazione avviene in un contesto molto, molto particolare, in cui che cos'era la socialdemocrazia russa? Appunto c'era la vecchia guardia, Plekhanov e il gruppo per l'emancipazione del lavoro in Europa, c'erano questi settori più giovani, in parte in esilio anche loro in Europa, ma in parte che invece costruivano i circoli operai che si rivolgevano agli insediamenti industriali in un contesto tra l'altro di ascesa delle lotte di classe negli anni 80 e 90 del 1800. E tra questi giovani appunto c'era una infatuazione, dice Lenin, proprio per queste lotte. E appunto costruiscono comunque il loro lavoro rivolto al movimento operaio in condizioni comunque molto difficili, perché stiamo parlando della Russia zarista, quindi lavoro clandestino, in cui questi circoli nascevano e venivano spazzati via così da un giorno all'altro. C'erano provocatori che venivano infiltrati dalla polizia zarista e quindi appunto avevano una vita molto volatile, molto precaria, ad estremo appunto pericolo, e soprattutto erano molto dispersi e scollegati. Fondamentalmente ognuno faceva la sua attività fondamentalmente in modo indipendente. E quindi in quel momento era necessario mettere l'enfasi sulla necessità di centralizzare il lavoro, di avere appunto una organizzazione unificata e a livello nazionale. E comunque anche in riferimento appunto all'enfasi che Lenin dà al rigore, al controllo, all'importanza appunto della centralizzazione, lui fa sempre riferimento al fatto che là si tratta di questioni di vita o di morte per i circoli, perché appunto la repressione era sempre dietro l'angolo. E appunto nel che fare noi possiamo vedere in quali momenti c'è un'enfasi su condizioni contingenti legati alla clandestinità, e invece riconosciamo dei principi più generali che validi in ambito organizzativo e che ci danno appunto degli elementi molto validi per anche per l'oggi.
Ora, come dicevo, la polemica da cui, su cui si incentra tutto il testo è contro la tendenza degli economisti, che tocca questa polemica tanti nodi fondamentali che riguardano la concezione del partito. Il rapporto appunto tra il partito e la classe, il fatto che la classe ha diversi livelli di coscienza, non è un blocco monolitico, il rapporto tra la classe operaia e le altre classi oppresse. Ricordiamoci che comunque nella Russia zarista la stragrande maggioranza della popolazione erano contadini. Il rapporto tra lotta economica e lotta politica e come questi concetti poi si traducono in compiti organizzativi, in strutture organizzative, nelle condizioni appunto di lavoro date. Però appunto poi quello che viene fuori in questa polemica è che il compito che si mette in discussione è se il partito deve fare le riforme o la rivoluzione. E quindi si tratta proprio appunto di un concetto di fondo rispetto a qual è l'obiettivo che si pone appunto il partito. Perché appunto gli economisti, come è stato ricordato, alcuni in maniera più esplicita, alcuni meno, facevano riferimento al revisionismo di Bernstein, che nel Partito Socialdemocratico Tedesco aveva teorizzato il fatto che il capitalismo avesse superato le proprie contraddizioni, che il proletariato poteva quindi semplicemente aspirare ad accumulare riforme graduali e quindi che poteva rinunciare di fatto alla rottura rivoluzionaria. Ora, queste idee appunto vengono riprese in maniera proprio esplicita, in particolare da una delle due riviste attorno alle quali si raccolgono gli economisti, cioè che la Rabotskaya Misl, un'altra, la Rabotskaya Dielo, in realtà ha posizioni più velate, più eclettiche. Ma il testo che sicuramente è più emblematico dal punto di vista delle posizioni degli economisti è il Credo. Il Credo che è emblematico perché esplicito e io direi anche spudorato nella chiarezza in cui pone i concetti, tant'è vero che poi pare che non dovesse neanche essere pubblicato e che ha appunto poi suscitato la protesta, proprio questo è il titolo, di un gruppo di 17 socialdemocratici che erano al confino in Siberia, tra cui appunto Lenin, che cita integralmente il testo. Io tocco alcuni punti per capire il livello, no, delle differenze che si stavano discutendo. Punto numero uno. Dappertutto, quasi dappertutto, non è stata la classe operaia come classe a conquistare le istituzioni democratiche. Essa ne ha usufruito. Quindi intanto si nega il ruolo che comunque la classe operaia ha giocato, pensiamo alla rivoluzione del 48, nelle rivoluzioni democratiche. Due, l'entrata in lizza di una massa ignorante del proletariato di fabbrica non organizzato e quasi inorganizzabile produssero il bernsteinismo, che viene considerato una forma di crisi del marxismo che però lo supera in avanti. In che cosa questo cambiamento si produce? Nel fatto di effettuare una lotta economica più energica e di cambiare atteggiamento nei confronti degli altri partiti di opposizione. Il che vuol dire che l'aspirazione da parte del proletariato alla conquista del potere si trasformerà in aspirazione a modificare, riformare la società in senso democratico e con appunto rivendicazioni pratiche immediate. Si arriva poi a dire che le nozioni teoriche non servono e che il marxista russo dovrà partecipare, dare il proprio aiuto alla lotta economica e partecipare all'attività dell'opposizione liberale. Cioè, fondamentalmente, i lavoratori e i marxisti aiutano i lavoratori a fare la lotta economica, alla lotta politica ci pensa la borghesia. Quindi queste sono le idee a cui Lenin risponde nel Che fare, che rappresentano di fatto un abbandono della politica rivoluzionaria. A partire da che cosa? A partire dal fatto che sulla base delle lotte che comunque si erano sviluppate nel movimento operaio, questa tendenza esaltava lo spontaneismo dei lavoratori in queste lotte, che si esprimeva appunto nelle lotte economiche, per poter appunto arrivare a risultati cosiddetti tangibili. Ora,
Sappiamo che per il marxismo la lotta economica, appunto prima citavo salario, prezzo e profitto, è molto importante. È un momento fondamentale in cui la classe prende coscienza di sé, della sua forza, del suo ruolo nella società capitalista, ma questa lotta per le riforme, per quanto necessaria, va subordinata a quella che è una prospettiva rivoluzionaria. Lenin dice come la parte si subordina al tutto. E quindi appunto questo è il punto centrale, ma una questione che nella citazione che prima ho fatto emerge è anche un po' la visione che si ha nei confronti della classe operaia. Ora, Lenin dice che nell'esaltare lo spontaneismo gli economisti si legano ai settori più arretrati della classe, ed infatti nella prima citazione che vi ho detto prima c'è proprio l'idea, no, che la classe operaia non ha appunto un ruolo di fatto rivoluzionario, che invece viene riconosciuto alla borghesia. Mentre da parte di Lenin l'idea è che uno, che la classe non è un blocco monolitico, che ci sono diversi livelli di coscienza, e Lenin diceva che bisognava rivolgersi ai settori più avanzati, che appunto ricercavano anche uno sbocco politico, agli elementi della cosiddetta agli elementi di avanguardia all'interno della classe. Ora, per farvi capire appunto quanto sia falsa anche l'idea di un Lenin, no, che ha un atteggiamento anche elitario appunto nei confronti dei lavoratori, Lenin appunto dice nel Che fare: l'operaio socialdemocratico, l'operaio rivoluzionario, respingerà con indignazione tutti questi ragionamenti sulla lotta per le rivendicazioni per ottenere risultati tangibili, e mette in bocca, in questa appunto polemica con gli economisti, lui immagina quello che un operaio appunto rivoluzionario può rispondere agli economisti, e dice: la nostra attività, l'attività di noi operai che voi volete aiutare lanciando rivendicazioni concrete, esiste già nel nostro paese, ma questa attività non ci basta, non siamo dei bambini che possono essere nutriti solo con la pappa della politica puramente economica, vogliamo sapere tutto quanto sanno gli altri, vogliamo conoscere particolareggiatamente tutti gli aspetti della vita politica e partecipare attivamente ad ogni avvenimento politico. Questo è quello che Lenin pensa, che Lenin sa in realtà di quello che passa nella testa appunto dei lavoratori, e quindi lui pone la questione di una propaganda e di un'agitazione quando necessario multiforme, cioè che non si rivolge solo alla questione dello sfruttamento economico, ma che punta il dito contro tutte le forme di oppressione che erano presenti nella società zarista, a partire dall'oppressione politica, l'oppressione nazionale, l'oppressione femminile, cita anche quello, e appunto pone la necessità di dare una visione generale che appunto lega tutte queste forme ad una lotta rivoluzionaria. Per cui vediamo appunto questo rapporto dialettico che lui presenta tra il partito, la classe nei suoi diversi settori, ma anche tra la classe operaia e il resto delle classi oppresse, proprio ponendo, come diciamo in nuce ancora, ma comunque l'idea è quella che è la classe operaia che deve dare una risposta anche a tutte le altre forme di oppressione, non solo allo sfruttamento economico, ma appunto a tutti i modi in cui si esprime l'oppressione politica. Ora, il modo in cui queste idee, questa concezione appunto del rapporto tra il partito e la classe, ma anche della classe e della sua missione storica, poi si concretizza, si traduce in strutture organizzative, in forme organizzative, proprio si lega a questa missione, cioè comunque al fatto che qui stiamo parlando di costruire un partito rivoluzionario, un partito che si pone l'obiettivo di abbattere il sistema, chiaramente che si rivolge in primo luogo in Russia all'autocrazia zarista, chiaramente, ma che comunque pone la questione dell'abbattimento del sistema capitalista. Ora, qual è quindi la prima traduzione in termini organizzativi? Il fatto che ci voglia un'organizzazione nazionale.
Che questa organizzazione nazionale, e questo era un grande passo rispetto alla condizione che, di cui parlavo prima, di questi circoli completamente dispersi, questa appunto organizzazione nazionale deve avere un giornale unico, un giornale a livello nazionale che appunto fu poi l'ISCRA, un giornale descritto come impalcatura del lavoro, cioè come un'impalcatura attorno ad un palazzo che viene costruito che consente di collegare tutti gli ambiti del lavoro e tutte appunto le forme del lavoro in tutte le zone. Un giornale che raccoglie le denunce, che da queste elabora una visione generale che lega queste appunto a quella che poi è il nocciolo di fondo di ogni appunto forma di oppressione, cioè appunto il sistema, e che dà una visione a 360 gradi del lavoro, che è un lavoro comune, e anche una prospettiva appunto che è una prospettiva comune. Quindi questa è l'impostazione che Lenin appunto presenta nel Che fare, e che poi diciamo, i nodi di fondo si continuano nella storia della costruzione del partito attraverso appunto l'impostazione del centralismo democratico, cioè la combinazione della massima discussione, nella massima democrazia nei momenti di discussione, scusate, con la massima unità quando si passa all'azione. E questa idea, attenzione però anche qui, non è qualcosa che è stato inventato a tavolino, ma risponde appunto a due elementi fondamentali del partito rivoluzionario, del partito proletario rivoluzionario: la natura di classe e il compito che si pone storicamente. Rispetto alla natura di classe, proprio Lenin dice che la classe operaia in modo naturale ha una maggiore attitudine all'organizzazione, cioè in ogni forma di sciopero, intendiamo scioperi appunto spontanei organizzati dai lavoratori, c'è la discussione, si vota cosa fare e una volta che si è votato si fa quello che ha deciso la maggioranza, e chi si rifiuta di farlo è di fatto un crumiro. Questo è il modo in cui la classe istintivamente agisce. E rispetto al compito storico appunto parliamo dell'abbattimento del sistema capitalista, e stiamo parlando appunto di un sistema economico che però si avvale di apparati statali centralizzati e anche, come dire, ben equipaggiati per appunto tutelare la proprietà privata dei mezzi di produzione. Ora è chiaro che questo richiede, abbattere questo tipo di sistema, centralizzazione e anche un'azione cosciente, che è appunto quella che deve fornire il partito. Ora, qui permettetemi una parentesi e di fare anche un salto di qualche anno un po' più avanti, perché se parliamo di missione storica del partito rivoluzionario, quindi come abbattimento del capitalismo, questa missione, questo compito è per forza di cose, per sua natura, un compito internazionale. E questo è un punto che ha attraversato la testa di Lenin per tutta la sua vita politica. È un concetto che torna sempre. Anche nel Che fare si dice il movimento socialdemocratico è per sua stessa sostanza internazionale. Non se ne scappa, perché è di questo che stiamo parlando, di un sistema economico internazionale. Ora è chiaro che in quel momento, nel 1902, diciamo, esce il libro, questo si traduceva nel fatto che per Lenin i partiti della Seconda Internazionale, in particolare il partito tedesco, la socialdemocrazia tedesca, era un riferimento, un punto di riferimento, soprattutto dal punto di vista appunto dell'organizzazione. Ma quando questi partiti, pur mantenendo una natura di classe, hanno tradito il compito storico della rivoluzione, appunto aderendo alle rispettive borghesie nazionali nella guerra imperialista, Lenin dichiarò: la Seconda Internazionale è morta e bisogna costruirne un'altra. E la cosa fondamentale che voglio, diciamo, sottolineare in questa parentesi è che Lenin ebbe nei confronti dell'Internazionale esattamente lo stesso approccio che sviluppò rispetto al partito bolscevico. Cioè l'Internazionale era considerata, e tutto quello che veniva fatto, come un partito a tutti gli effetti, non una federazione di partiti nazionali in cui ognuno faceva quello che voleva, e tanto poi come quello che è successo nel 1914, no, addirittura sostenendo borghesie nazionali in guerra tra di loro. E per cui appunto questa non è una questione sentimentale, ma una questione,
una necessità storica che Lenin ha sempre difeso e per la quale ha sempre profuso enormi energie, sia per formare i quadri, questo è un punto su cui tornerò più avanti. Pensiamo, no, a tutta appunto l'energia che ha profuso per formare, per esempio, nella discussione con i giovani partiti comunisti, per esempio con l'estremismo, no? Proprio questa enorme questa energia che lui profuse per poter spiegare appunto pazientemente, no, quali erano i metodi corretti. Ma energie profuse anche nella chiarezza politica. Pensiamo alle 21 condizioni del secondo congresso internazionale, cioè il fatto di mettere condizioni politiche molto chiare all'adesione all'internazionale per costringere gli elementi vacillanti, gli elementi centristi, i partiti che non ancora avevano rotto con i riformisti social-sciovinisti, appunto, a prendere una posizione chiara su questo, che era un punto appunto fondamentale. E quindi questo è un punto che dobbiamo tenere a mente, cioè la costruzione del partito bolscevico, ma lo stesso approccio di rigore politico organizzativo anche rispetto appunto all'internazionale. Ora, rispetto al centralismo democratico, questi due elementi che formalmente sono in contraddizione, appunto centralismo e democrazia, hanno un rapporto tra di loro che non è fisso sempre, ma cambia a seconda delle condizioni. E nello specifico del periodo iniziale appunto della formazione del partito negli anni della polemica del che fare, stiamo parlando di clandestinità, appunto, di circoli estremamente dispersi. E quindi è chiaro che in quel contesto tutta l'enfasi andava verso la direzione del centralismo. I compiti erano appunto centralizzare il lavoro, far circolare le informazioni, ma comunque sotto il controllo della direzione, perché poi c'era appunto il rischio della repressione della polizia, ma anche responsabilizzare ogni singolo compagno rispetto al lavoro secondo la sua condizione, le sue capacità e la sua collocazione. Il paragone che Lenin fa nella lettera ad un compagno sui nostri compiti organizzativi è proprio quello dell'esercito, no? Un esercito che viene schierato nel migliore dei modi. Quindi l'obiettivo è quello su cui si pone la principale enfasi in questa fase è la professionalizzazione dei metodi e quindi il superamento dei metodi informali della fase dei circoli. Questo è quello appunto che Lenin in quel contesto mette al centro. Ora però appunto questa battaglia, che appunto fu vinta contro gli economisti che inizialmente avevano un'egemonia all'interno dei socialdemocratici russi, in realtà questa battaglia continua anche dentro l'Iskra. Cioè la battaglia appunto per superare la fase dei circoli, ma anche, poi si vedrà più avanti, su qual è la funzione della classe operaia e del suo partito. Perché appunto al secondo congresso del Partito Socialdemocratico nel 1903 c'è la famosa discussione sul primo articolo dello statuto. Una discussione in cui, diciamo, il punto del contendere era se fare la parola partecipazione o collaborazione. Cioè, appunto, Martov proponeva la collaborazione piuttosto che la partecipazione. Lenin appunto dice che fondamentalmente appunto questa non sembrava una grande divergenza, però poi vediamo appunto quando lui riprende questo dibattito in Un passo avanti e due indietro poco anni dopo, nel 1904, che le argomentazioni sono di fatto le stesse e lui le riprende esplicitamente, le stesse che aveva utilizzato contro gli economisti. Martov a un certo punto appunto dice: possiamo solo rallegrarci se ogni scioperante si considera un membro del nostro partito. Dall'altra parte invece Lenin dice: dimenticare la differenza che esiste tra il reparto d'avanguardia e tutte le masse, dimenticare il costante dovere del reparto d'avanguardia di elevare strati sempre più vasti fino al livello dell'avanguardia, vorrebbe solo dire ingannare se stessi e chiudere gli occhi di fronte all'immensità dei nostri compiti. Ora, appunto questa discussione, di fatto su
i confini, no, del partito, si dovesse considerare effettivamente un membro o meno del partito, Lenin appunto dice: inizialmente mi sembrava una divergenza piccola, e infatti commentò che non avrebbe, insomma, su questo voto andò in minoranza, ma non ne fece, diciamo, una tragedia. Però appunto poi dice: ogni piccola divergenza può assumere un'importanza enorme se serve come punto di partenza per una svolta verso determinate concezioni errate. Ed è quello che effettivamente stava accadendo in quel congresso, perché di fatto poi la divisione tra bolscevichi e menscevichi, che in quel momento verteva attorno appunto a chi considerare membro del partito, poi si vede che riguardava appunto il ruolo del partito stesso, e soprattutto se subordinarlo alla borghesia liberale, piuttosto che appunto mettere al centro il ruolo rivoluzionario della classe operaia. Ora quindi, in quel momento, in quella fase, l'enfasi sul centralismo, sui metodi professionali, su appunto essere più rigidi sulla definizione dei membri del partito, rispondeva alle esigenze appunto di quel contesto specifico. Un contesto in cui c'era, di nuovo, appunto, ripeto, la clandestinità, ma anche in cui il partito cominciava a creare legami appunto con le masse, e si rivolgeva per farlo al suo reparto di avanguardia. Però siamo attenti anche quando parliamo di avanguardia, perché non dobbiamo avere una visione statica e meccanica, cioè appunto c'è l'avanguardia, gli arretrati, perché in realtà le cose sono dialettiche, cambiano dialetticamente, e dobbiamo avere appunto una visione dinamica rispetto a quello che è l'andamento della coscienza, che appunto nella classe e nelle masse può fare salti molto bruschi in quei momenti storici che si chiamano rivoluzioni. Nel 1905, e quindi stiamo parlando, cioè, di pochissimi anni dopo quella polemica con gli economisti prima e poi con i menscevichi, le masse entrano in un'attività rivoluzionaria. Non solo, ma in questo contesto appunto rivoluzionario si creano anche condizioni più favorevoli per il lavoro, perché ci sono delle concessioni, per quanto parziali, rispetto alla libertà di stampa, comunque di riunione, che per quanto fossero relative appunto creavano degli ambiti nuovi di intervento appunto tra le masse. In questo momento era necessaria una vera e propria svolta nei metodi, e Lenin appunto incontrò delle resistenze all'interno del partito tra i cosiddetti uomini dei comitati, che appunto erano, no, gli organismi dirigenti. Resistenze da parte di un apparato che si era consolidato sulla base delle polemiche precedenti, ma che non era in grado di capire che una volta che le condizioni erano cambiate non si poteva fare di quei metodi per cui si era lottato un feticcio, ma bisognava subordinare le forme organizzative e i metodi di lavoro alle questioni politiche e ai cambiamenti che stavano avvenendo appunto a livello di massa. Quindi Lenin quali compiti pone in questo momento? Principio elettivo, che era uno, tra l'altro, dei motivi, uno dei punti di polemica con gli economisti, che appunto dicevano: ah, ma tu appunto sei antidemocratico. Creare organizzazioni legali e semilegali, chiaramente accanto a quella clandestina che doveva continuare a rimanere ovviamente, però appunto sfruttando queste nuove condizioni di apertura che si erano poste. Anticipare il congresso e porre la questione dell'unificazione con i menscevichi, che era una pressione che comunque veniva da parte delle masse operaie nel contesto in cui appunto erano attive in un processo rivoluzionario. E poi, e qui appunto è il punto della svolta, aprire, anzi spalancare il partito agli operai. Ora, io ho preso un testo del novembre del 1905 che è significativo, che si chiama Sulla riorganizzazione del partito, perché i toni e l'enfasi che viene in mente su questa questione di aprire il partito sono emblematici.
bisogna affrettarsi a organizzarsi in un modo nuovo, bisogna sottoporre alla discussione generale i nuovi metodi, bisogna definire con audacia ed energia il nuovo corso. La parola audacia è una di quelle che, diciamo, ricorre più in questo testo. Avanti dunque con maggiore audacia, appunto. Impugnate nuove armi, distribuite ad altri uomini, estendete i vostri capisaldi, chiamate a voi tutti gli operai socialdemocratici, fateli entrare a centinaia e a migliaia nelle file delle organizzazioni del partito. I loro delegati diano nuova vita ai militanti dei nostri centri. Dilaghi per loro mezzo lo spirito nuovo della giovane Russia rivoluzionaria. Cioè, vediamo appunto il senso di urgenza che Lenin mette in queste parole, in cui appunto pone la necessità di aprire il partito, di spalancare il partito agli operai, di far entrare queste forze rivoluzionarie e di rinnovare anche la direzione del partito rispetto a quella precedente, che non è stata in grado, pensiamo appunto alla posizione settaria nei confronti dei soviet, di mettersi in connessione con gli operai rivoluzionari. E questo è un punto che è tornato più volte nella vita di Lenin. Cioè, il fatto che nelle situazioni rivoluzionarie, nel 1905, ma anche nel 17, lui si trovò isolato dentro il partito e trovò la resistenza tra i dirigenti rispetto alla necessità delle svolte, e trovava elementi più avanzati tra i lavoratori fuori dal partito e per i quali poneva appunto l'esigenza che questi venissero dentro, appunto dentro il partito e giocassero anche un ruolo dirigente. Ora, su questo Trotsky, diciamo, c'è una citazione che trovo molto, come dire, vibrante nella storia della rivoluzione russa, perché spiega il rapporto tra Lenin e questi strati proletari rivoluzionari tra i quali si era stabilita una tradizione bolscevica, con i quali lui mantenne una costante connessione. Però penso che Trotsky lo possa spiegare meglio. Lenin si orientava verso questo strato di operai che si erano definitivamente imposti durante l'ascesa degli anni 12-14. Definiva questi operai come migliaia di operai coscienti, tra cui verrà reclutato un nuovo quadro dirigente. Diviso tra loro da due fronti, quasi senza collegamenti, Lenin tuttavia non se n'era mai staccato. Lenin viveva spiritualmente gli avvenimenti assieme a questi operai, traeva con loro le conclusioni indispensabili, ma con maggiore chiarezza e larghezza di vedute. Per combattere l'irresolutezza dello Stato Maggiore del corpo degli ufficiali del partito, Lenin si appoggiava con convinzione sul corpo dei sottufficiali del partito stesso, che rappresentavano meglio l'operaio bolscevico di base. Quindi questa appunto era la capacità di Lenin di capire appunto la coscienza, come si sviluppava tra le masse la coscienza, e soprattutto dover portare avanti, appoggiandosi su questi settori, la lotta contro il conservatorismo che trovava dentro il partito, da parte appunto di direzioni che rimanevano legate agli schemi del passato. E allora, rispetto anche alle obiezioni che gli venivano fatte sui rischi, no, di aprire il partito alle masse, c'è sempre nel testo del 1905 un passaggio che ci pone degli spunti di riflessione importanti, perché lui diceva che sì, ci potrebbe essere un pericolo nella repentina adesione di masse non socialdemocratiche. Il partito si dissolverà, no? Queste erano le obiezioni che gli venivano poste. Cesserà di essere l'avanguardia cosciente. E lui dice, è un pericolo che potrebbe esserci se tutto ciò su cui il partito si poggia, programma, norme tattiche, esperienza organizzativa, non esistesse affatto o fosse debole e vacillante. Ma proprio questo se non esiste. Abbiamo sottolineato l'importanza eccezionale della continuità nello sviluppo del partito. Abbiamo instancabilmente ripetuto che tutti gli iscritti dovevano educarsi e assimilare la disciplina in una delle organizzazioni del partito.
abbiamo risoluzioni tattiche, abbiamo una certa esperienza organizzativa e un'organizzazione effettiva che ha svolto una funzione educativa e ha dato senza dubbio risultati che non si avvertono al primo sguardo, ma che solo il cieco e gli accecati potrebbero negare. Ora qui c'è un punto fondamentale, no? Perché appunto pone la questione del partito come elemento di continuità, elemento cosciente ma anche elemento che crea appunto un filo che attraversa la storia della lotta di classe. Un partito è fatto di un programma, di idee, di metodi, ma anche di tradizioni che si formano nell'esperienza appunto della costruzione. Cosa vuol dire l'esperienza? Vuol dire la capacità appunto di analizzare, di fare prospettive che consentono di seguire quelli che sono gli sviluppi sia delle condizioni oggettive che dell'andamento della coscienza tra diversi settori delle masse e capire di volta in volta a quali settori il partito deve rivolgersi in base alle condizioni date. È da questo che vengono poi definite di volta in volta le forme organizzative, i metodi organizzativi che sono necessari ad adempiere a quei compiti in ogni momento dato. Quindi l'esperienza di cui parla Leni, questa che appunto crea, che dà appunto questa continuità nella presenza del partito appunto nella storia della lotta di classe, non è qualcosa che si acquisisce in automatico però, cioè non è che appunto facciamo l'esperienza e quindi diventiamo bravi perché siamo un po' più vecchi di prima, no. Lenin dice che tutti gli iscritti devono educarsi e quindi qui c'è un'altra questione centrale che appunto riguarda la sua concezione del partito, cioè l'importanza della teoria, della formazione dei quadri, che è un aspetto fondamentale, che è proprio necessario per questo obiettivo, cioè per questo obiettivo di mantenere una continuità per poter appunto attraversare, Marx scriveva nel manifesto, Marx ed Engels, attraverso i vari stadi di sviluppo percorsi dalla lotta tra proletariato e borghesia, cioè i comunisti sono l'elemento che rimane in tutti questi stadi di sviluppo e sono appunto il partito che elabora l'esperienza che appunto è necessaria poi proprio per effettuare quelle svolte che si pongono necessarie in momenti dati. Anche nel che fare questo è un elemento che viene posto. A un certo punto Lenin dice bisogna essere pronti a tutto, cioè bisogna capire che ci sono i periodi di calma, che ci sono i periodi turbolenti, che ci sono i periodi di rivoluzione, i periodi di repressione e di reazione e i periodi in cui sono necessarie svolte che pongono il partito ogni volta all'altezza del compito che gli viene posto di fronte. Gli economisti, e qui torno appunto a quella polemica lì, cioè non è un caso che uno dei punti che esprimevano era il disprezzo per la teoria, che non serviva, perché appunto dobbiamo raggiungere rivendicazioni tangibili, concrete, immediate, a cosa serve la teoria. E invece Lenin appunto, nel che fare, pone questo punto fondamentale, e cioè quello che lui dice, che anziché essere lo spontaneismo delle masse un motivo per disprezzare la teoria, come appunto facevano gli economisti, Lenin dice quanto più grande è la spinta spontanea delle masse, quanto più il movimento si estende, tanto più aumenta in modo incomparabilmente più rapido il bisogno di coscienza nell'attività teorica, politica e organizzativa della socialdemocrazia. Ecco quindi appunto che la teoria è un elemento fondamentale proprio per innalzare il partito ai compiti che si pongono rispetto alla capacità, che non è una capacità scontata, di volta in volta costruire ed elaborare forme organizzative che rispondano a quelli che sono le necessità oggettive che cambiano appunto nel tempo. Per cui appunto in ogni momento bisogna considerare e appunto la situazione appunto nelle masse e in quel momento, in base appunto alle condizioni e alle forze che ha il partito, qual è
il metodo migliore per poter giungere e per poter appunto rafforzare il partito tra le masse. Ora, e quindi questo mi porta a un punto, anche una considerazione su quello che facciamo noi qui, perché c'è un centenario, però chi segue le nostre discussioni, le nostre discussioni sulla teoria sa che per noi non sono appunto un omaggio formale, cioè appunto siccome c'è il centenario allora facciamo delle discussioni interessanti da un punto di vista intellettuale. No, queste discussioni per noi sono appunto andare a riprendere dei concetti che sono stati elaborati oltre 100 anni fa, a questo punto, ma che hanno una validità, sono, come dire, armi vive che ci servono oggi per capire come poterci orientare, come poter fare in modo che le forze del marxismo, i comunisti oggi, possano riuscire a fare quello che appunto Lenin è riuscito a fare nel 1917. Cioè, dopo un lungo percorso in cui è riuscito a consolidare appunto questo elemento di continuità attraverso le diverse fasi che ha attraversato, di svolte e controsvolte, riuscire ad unire quell'elemento appunto alle masse nel momento in cui era quello di cui le masse avevano bisogno per poter prendere il potere. Ecco, questo è quello che ci insegna tutta l'elaborazione, non solo l'elaborazione, ma proprio la vita e la militanza, tutta la militanza di Lenin su questo punto, e sono tutti elementi vivi per noi, sono strumenti assolutamente essenziali per poterci porre noi oggi all'altezza di questo mondo. Grazie. Allora, ringrazio Serena, ho avuto abbastanza richieste di interventi, però contavo che Serena prendesse un'ora, ha preso 45 minuti, quindi forse il mio problema si risolve. Allora, io chiudo la lista di interventi perché al momento ne ho 8, se i compagni stanno nei 7 minuti dovrebbero poter parlare tutti. Inizia Giacomo, si prepara Filippo, chiedo ai compagni di avvicinarsi verso la fine dell'intervento precedente per evitare le pause. Perché tu sei alto. Davide. Sì, compagni, allora io volevo fare un intervento riguardante il secondo congresso del Partito Socialdemocratico Russo. Già varie cose sono state dette e quindi alla fine taglierò su alcune cose che volevo dire. È un punto importante perché per appunto la costruzione del partito e anche perché da qua nascono tutta una serie di materiali per la denigrazione di Lenin, per la caricatura del suo pensiero, sia da parte dei borghesi sia da parte anche degli stalinisti, da un lato chi lo vuole indicare come un dittatore, dall'altro lato chiaramente chi vuole indicarlo come un condottiero infallibile che aveva già previsto tutto precedentemente. Allora, questo congresso fu convocato per appunto la necessità, come diceva Serena, di unire i vari gruppi socialdemocratici e di rompere appunto con questa mentalità da circolo e gettare le basi per un partito operaio forte. Su tutte le questioni fondamentali, appunto sulla questione dell'unità, l'Iskra era unita, avevano tutti la stessa idea. Appunto, per esempio, la questione che il Bund ebraico dovesse fare attività non separata rispetto ad essere il partito. Su questo Martov particolarmente impegnato e dimostra che c'era unità rispetto ai punti fondamentali. Come si diceva, appunto la divisione riguarda il primo articolo dello statuto riguardante chi è membro del partito. E alla fine, come si diceva, appunto la differenza riguardava che Lenin sosteneva che è membro del partito chi fa attività in un'organizzazione del partito, mentre Martov
chi fa attività sotto la direzione del partito, considerando il fatto che appunto la necessità era quella di essere uniti, di superare la mentalità da circolo, questa visione di Marto rappresentava un passo indietro. Alla fine appunto la differenza può apparire minima, e appariva minima anche a Lenin, infatti non la riteneva una causa necessaria per rompere l'unità. Poi, come era stato detto prima, alla fine la variante di Marto fu scelta e Lenin non accettò. Per i marxisti effettivamente le questioni organizzative non sono decisive, serve la massima unità nelle questioni politiche, ma la massima flessibilità nelle questioni organizzative. Insomma, gli statuti e le strutture organizzative devono cambiare a seconda che cambia la condizione in cui il partito viene a operare. Effettivamente lo stesso Lenin, che nel 1903 sosteneva l'estringimento del partito, nel 1919 sosteneva invece un'apertura delle porte del partito, e riprese anche sostanzialmente quella che appunto è la dichiarazione di Marto, che ogni scioperante deve considerarsi parte del partito. Nel 1919 Lenin disse deve considerarsi membro del partito, o al qualsiasi operaio che si considerasse un bolscevico. Poi alla fine appunto anche per esempio la nostra campagna Sei comunista dimostra il fatto che in determinati momenti bisogna fare bisogna avere dei metodi organizzativi diversi rispetto ad altri momenti. Infatti è necessario comprendere il rapporto dialettico tra l'organizzazione e il momento in cui si trova il partito, e anche il momento in cui si trova il movimento operaio in generale. Appunto questa contrapposizione tra Lenin e Marto viene usata per insomma far vedere come Lenin fosse un dittatore spietato che sostanzialmente era anche un po' schifato dagli operai e voleva solo un partito di burocrati. Effettivamente anche il mio professore di storia l'ha mise in questi termini, ma alla fine non c'è niente di più falso, perché le preoccupazioni di Marto non riguardava il fatto che così gli operai non sarebbero potuti entrare nel partito, ma riguardava il fatto che gli intellettuali non avrebbero potuto prendere parte al partito, che professori, avvocati e così, i quali sarebbe stato troppo compromettente dichiararsi formalmente parte del partito, in questo modo sarebbero stati esclusi. E questo appunto dipendeva dal fatto che Marto, così anche gli altri esiliati, vivevano un ambiente bohemien a contatto con questi intellettuali, e tenevano appunto a questo stato sociale, non agli operai. Comunque questa differenza tra chi è membro di un partito e no, penso abbia una rilevanza ancora oggi, perché effettivamente differenza anche noi rispetto ad altri gruppi in cui questa differenza è insomma un po' più sfumata, e ancora oggi penso differenza un partito rivoluzionario che vuole costruire una forza reale nella società e appunto cambiare il mondo, e un gruppo che si pone l'obiettivo di fare discussioni, di fare manifestazioni, ma non ha un orizzonte più ampio sostanzialmente. Dopo finalmente questo disaccordo fu il sintomo di divisioni divisioni diverse, tra appunto chi aveva fiducia poi nella rivoluzione, effettivamente aveva fiducia nella classe operaia, e chi non ce l'aveva. Un po' era anche la differenza tra chi vedeva il marxismo un po' come, non so, possiamo dire una passione, cioè non vedeva il marxismo come una filosofia particolare. Infatti poi anche, come si diceva prima, Vera Zasuri, cioè in 3 anni dell'ISCA aveva scritto tipo 8 articoli, mentre tipo, non so, Marto e Lenin avevano scritto tipo 40. E appunto differenziava queste persone, questi tipi di marxisti, dai marxisti che vedevano invece come questa ideologia sia l'unica che può effettivamente aiutare gli oppressi a distruggere l'oppressione. Poi alla fine, adesso andrò a concludere, effettivamente c'è da vedere anche come
questa situazione da inserire in un contesto di rapporti personali. Infatti, cioè, comunque Lenin e Marto erano stati compagni a stretto contatto per molti anni, e rompere con Marto per Lenin fu comunque una decisione più difficile. E, ma chiaramente i rapporti personali erano più importanti, cioè il partito era più importante di qualsiasi rapporto personale, e questo differenzia anche per esempio Lenin da Plekhanov, che inizialmente si schierò con Lenin perché sapeva che aveva ragione, ma dopo alla fine cedette perché non voleva rompere con i suoi vecchi amici, i suoi vecchi compagni. Lenin provò a chiudere, provò a ricucire i rapporti con Marto e con i bolscevichi varie volte, ma alla fine appunto, come si diceva prima, Lenin aveva una volontà che li differenziava, che lo differenziava da tutti gli altri, anche da Trotsky. Infatti, la compressione teorica non è l'unica cosa che serve a un rivoluzionario, ma serve anche, insomma, appunto una volontà ferrea. Trotsky dice che senza di questa è un rivoluzionario come un orologio senza molla. E qua vado a chiudere. Chiedo scusa ai compagni, ma abbiamo tempi molto stretti. Allora c'è Filippo, si prepara Daniele. Sì, nel che fare, oltre alla critica serrata di cui parlava Serena all'approccio economista e ai metodi primitivisti che erano assunti in quel momento dalla maggior parte dei gruppi di lotta, Lenin, anche se brevemente, anche se cursoriamente, tocca un'altra questione associandola alla critica all'economismo, che è quella ai metodi del terrorismo individuale, che erano comunque metodi diffusi all'interno dei gruppi di lotta, e chi praticava questi metodi allo stesso modo come chi portava avanti un approccio economista partiva da presupposti comuni, quindi una inutilità di creare appunto un radicamento politico tra le masse, e la secondarietà della necessità di portare avanti una lotta implacabile contro il sistema nella sua globalità. Serena e anche stamattina Alessandro contestualizzavano già il contesto russo di quegli anni, cioè il marxismo, quando Lenin scrive Il che fare, era nato da pochi anni, da pochi decenni la società russa iniziava ad essere attraversata anche da lotte, c'era la dura repressione zarista, e le lotte per lo più erano lotte contro l'autocrazia, contro lo zarismo. Per tutta una serie di anni tutte queste lotte sono rimaste limitate all'attivismo di di settori di avanguardia. Si creavano gruppi soprattutto illegali, che mettevano all'ordine del giorno, tra le altre cose, la necessità di sfidare le autorità zariste e avvicinarsi a quei settori che ritenevano i più oppressi della società, in primo luogo più che alla classe operaia, ai contadini. Quando parliamo di approccio terrorista, faccio un chiarimento, dobbiamo comunque intendere azioni individuali, ma che non avevano delle ripercussioni sui civili, erano ripercussioni mirate sulle autorità, sulla famiglia dello zar, sullo zar stesso. Stamattina Alessandro ricordava l'esperienza di uno dei fratelli di Lenin, che è morto anche sotto i colpi della repressione per essere stato tra gli attentatori dello zar Alessandro III. Questo dimostra che nell'ambiente, anche attorno a Lenin, questi metodi erano diffusi. Lenin non ha mai negato di avere un riconoscimento verso una generazione di attivisti che esprimevano anche con azioni di enorme coraggio la loro rabbia verso le autorità, e che sfidavano ogni giorno la cattura e la pena di morte. Ma Lenin, tra le altre cose, non ha mai lesinato, poi sviluppando approfondendo lo studio del marxismo, una critica politica all'approccio terroristico, che aveva tra i suoi principali limiti quello appunto di rinnegare o di sottovalutare
il ruolo attivo delle masse nella storia e anche la possibilità di queste di mobilitarsi in modo cosciente davanti ai problemi. Il marxismo parte nel contesto russo dal populismo, prende le mosse dal populismo, e quindi il marxismo, nascendo e sviluppandosi, deve fare una serie anche di battaglie per rompere con determinate tendenze che erano diffuse in contesto populista. Già in un articolo del 1899, quindi un anno solo dopo la nascita del Partito Socialdemocratico Russo, Lenin spiega come i socialdemocratici, quindi appunto i marxisti, erano criticati per non adottare la tattica del terrorismo come proprio metodo principale, sia da molti attivisti che venivano appunto dal contesto populista, ma anche da molti intellettuali che avevano un approccio liberale, ma che credevano che la lotta contro lo zarismo si potesse fare solamente attraverso questi metodi. Non è un caso che questi due settori, diciamo, si intersecavano. Lenin spesso parlava di liberali con le bombe, proprio perché c'era un'interconnessione anche tra questi settori. In un famoso testo, Da dove cominciare, no, pubblicato sull'Iskra nel maggio del 1901, Lenin inizia ad affinare questa polemica e spiega che la critica, la condanna al terrorismo non è tanto al terrorismo come tattica militare, che in certi livelli acuti della lotta può essere uno strumento utile nelle mani di un esercito rivoluzionario, ma alla visione politica dei terroristi, che credevano che l'attacco individuale alle autorità fosse l'unico mezzo possibile, che bastassero degli attacchi isolati sufficienti senza costruire un'organizzazione, senza costruire un partito, e questo potesse bastare a portare avanti una lotta efficace. E c'è Lenin lega la critica a questo approccio a quella all'approccio economista, no? Nel che fare dice: economisti e terroristi attuali hanno una radice comune, cioè questo culto della spontaneità di cui abbiamo parlato. A prima vista questa affermazione può apparire paradossale, tanto grande sembra la differenza tra coloro che mettono in primo piano la lotta oscura quotidiana e coloro che invece invitano l'individuo isolato a lottare con il massimo di abnegazione, ma non si tratta affatto di un paradosso. Economisti e terroristi si prosternano davanti ai due poli opposti della tendenza spontanea. Gli economisti davanti alla spontaneità del movimento operaio puro, i terroristi davanti alla spontaneità della più ardente indignazione di intellettuali che non sanno o non possono collegare il lavoro rivoluzionario al movimento operaio. Terroristi ed economisti sottovalutano l'attività rivoluzionaria delle masse. Gli uni si lanciano alla ricerca di un incitamento artificiale, gli altri parlano di rivendicazioni concrete come l'unica cosa che le masse possano concretamente capire. La questione andrà avanti. L'anno seguente, al secondo congresso appunto del partito, ci sarà anche una risoluzione critica sui metodi del terrorismo individuale. Credo che anche questo aspetto di questa trattazione, questo aspetto toccato in parte nel che fare, sia utile e importante. Diceva bene Serena prima che noi non ne facciamo un feticcio intellettuale di quello che discutiamo, ma lo utilizziamo per orientare il nostro lavoro. Ancora oggi ci sentiamo molte volte dire, anche da tanti giovani che incontriamo, da tante altre organizzazioni, che è l'azione concreta, è l'azione individuale, è l'azione clamorosa, eclatante, quello che fa la differenza, più che la pazienza di costruire il partito. Noi partiamo da Lenin nella consapevolezza che per poter essere all'altezza dei compiti storici della rivoluzione non c'è alternativa, non c'è scappatoia alla costruzione di un'organizzazione rivoluzionaria solida. Partiamo dall'esperienza dei bolscevichi di più di un secolo fa, e questo patrimonio serve ancora a noi oggi, perché questa necessità di costruire un'organizzazione che intervenga in modo strutturato è ancora oggi la nostra necessità. Grazie. C'è Daniele, si prepara Matteo. Salve compagni, io volevo fare un intervento sull'attualità dell'economicismo, nel senso che sebbene il testo di Lenin sul che fare sia appunto una risposta, una critica all'economicismo, penso che sarebbe un errore pensare che queste idee siano un retaggio del passato e che non possano ripresentarsi, e che non possano nemmeno ripresentarsi in gruppi che hanno l'obiettivo di fare la rivoluzione.
Cioè, mi spiego meglio. Cioè, secondo me sarebbe un errore pensare che solo perché l'economicismo è stato criticato, e in quanto appunto in ultima istanza riformista e nei fatti, anche nei fatti riformista, non per questo, cioè, è un'idea che fondamentalmente animava gruppi che lottavano contro il capitalismo. E in un contesto come quello attuale, in cui fondamentalmente stanno riprendendo le lotte a livello internazionale, in cui le organizzazioni marxiste si stanno ricostruendo, secondo me è importante renderci conto che questa tendenza è una tendenza che potrebbe riemergere. E io in particolare volevo fare un intervento riguardo alla questione, cioè riguardo al movimento socialista in Spagna. Non so se sapete, però in Spagna c'è un movimento che è nato nei Paesi Baschi, ma che oggi in particolare, unendosi con il gruppo giovanile del Partito Comunista, di fatto riescono a costruire un'organizzazione che comunista che ricoprirà fondamentalmente, che sarà presente in tutte le città più importanti, un'organizzazione che già adesso può vantare migliaia di militanti, ed è un'organizzazione che effettivamente è molto entusiasmante, cioè un'organizzazione che ha un livello di militanza molto disciplinata, un'organizzazione che è già stata capace di fare manifestazioni, capace di portare in piazza decine di migliaia di persone semplicemente sulla base di un programma socialista, e un'organizzazione che anche banalmente è riuscita a raggiungere delle critiche alle idee contrarie alla classe a livello indipendente. Eppure quello che secondo me è interessante è vedere che, nonostante ci siano molti anche punti in comune rispetto alla nostra organizzazione, cioè banalmente vi leggo quelli che sono i punti programmatici che hanno introdotto 2 mesi fa nel loro congresso nazionale, che loro stanno costruendo un'organizzazione sulla base di sviluppare una coscienza socialista, costruire un partito rivoluzionario nei termini leninisti, ottenere un'egemonia nella classe non in termini gramsciani ma con l'idea appunto di lottare contro le idee differenti alla classe, costruire un'organizzazione che si basi sul centralismo democratico e costruire un'organizzazione che sia internazionale e costruire un'organizzazione che abbia come obiettivo la presa del potere per appunto instaurare il socialismo. Cioè, quindi stiamo parlando di un'organizzazione che sulla carta ha molti punti che effettivamente riflettono quello che è il programma rivoluzionario. Eppure quello che secondo me è interessante è vedere alcune analisi che a mio avviso ci permettono di vedere il perché l'economicismo è un fenomeno attuale e perché anche quando parliamo dell'economicismo non parliamo di una teoria appunto ridicola, ma di un qualcosa da prendere molto sul serio, nel senso che quello che è la loro teoria per comprendere l'attualità è che oggi la società non si basa sullo sfruttamento, o perlomeno non si basa precipuamente sullo sfruttamento del lavoro diretto, ma si basa sullo sfruttamento del salario indiretto. Cioè l'idea è che la società oggi ha sviluppato dei mezzi di produzione tali per cui fondamentalmente è l'accumulazione del lavoro morto che permette al peso maggiore all'interno della società e non nello sfruttamento diretto. Da questa teoria, che di fatto è una lettura economica limitata e sbagliata, seguono poi delle conseguenze organizzative e delle conseguenze pratiche. Banalmente, un punto è che dal momento in cui non è più il lavoro vivo il centro, il fulcro dello sfruttamento, il fulcro appunto della lotta per il plusvalore, bisogna fare, secondo questa idea, una lotta in tutti quei settori più combattivi, cioè in tutti quei settori che fondamentalmente sono esclusi, espulsi dal lavoro, tutti quei settori che vivono fondamentalmente di sussidi statali e che, proprio perché non possono avere le condizioni garantite appunto dalla stabilità che potrebbe garantire un salario, sono quelli più combattivi. Cioè vedete che già in questo modo direttamente si misconosce il ruolo fondamentalmente del proletariato come appunto soggetto rivoluzionario. E quello che è interessante anche banalmente che quindi, cioè fondamentalmente, attraverso anche questa lettura, i lavoratori sono ridotti ad aristocrazia operaia e quindi anche nella loro organizzazione quelli che sono le tattiche per costruire una militanza e per costruire un'organizzazione sono fondamentalmente lavori per la casa, cioè lavori fondamentalmente per il diritto alla casa e quindi contro lo sfratto, eccetera.
Tutto questo per dire cosa? Cioè che ci ritroviamo di fronte a un'organizzazione che nelle intenzioni è rivoluzionaria, che sta effettivamente facendo un grande lavoro di propaganda, ma che nella pratica svolge un ruolo, cioè fondamentalmente non svolge un ruolo rivoluzionario. E piccola parentesi, è interessante che banalmente in questa estate c'è stato uno sciopero nella fabbrica della Michelin di Vittoria, uno sciopero che ha riguardato 5.000 operai, e nonostante noi avessimo in quel contesto una sezione abbastanza indisciplinata e piccola, ha fatto un intervento decisamente più efficace rispetto a loro. E questo, cioè, ci deve, secondo me, far riflettere un po' su questo punto, che effettivamente avere una teoria che... cioè il punto dell'economicismo è proprio il fatto di non riconoscere nel ruolo indipendente della classe, non riconoscere il fatto che il proletariato è la classe rivoluzionaria, non semplicemente perché è la classe più combattiva. Cioè la nostra teoria non si basa su un becero empirismo, su una becera fotografia delle situazioni, ma noi riconosciamo che il proletariato è la classe rivoluzionaria per la posizione che occupa nella produzione e perché i suoi interessi sono inconciliabili con gli interessi della borghesia. Ed è proprio per questo che nei momenti rivoluzionari il proletariato è l'unica classe che può portare a fondo dei processi appunto di presa del potere e di sostituzione appunto dei rapporti di classe esistenti. E quindi per concludere, quello che secondo me è fondamentale capire è che queste discussioni sono necessarie, e anche banalmente il che fare, tutta la questione dell'eredità di Lenin sul partito, è necessaria proprio perché ci fa capire come quella che è l'organizzazione di cui noi ci dotiamo è un'organizzazione che cerca di prendere veramente, come dire, di avere coscienza di questo ruolo rivoluzionario della classe e di cercare di costruire un'organizzazione che in qualche modo sia capace di esprimere quelle che sono le sue potenzialità. Basta. Okay. Grazie Daniele. Allora c'è Matteo. Si prepara Vittorio. Allora, io volevo più che altro soffermarmi sulla questione di quanto importante il nostro lavoro, quanto importante in generale il lavoro dei comunisti all'interno dei movimenti operai, all'interno comunque delle fabbriche, dei luoghi di lavoro in generale. Perché come ha detto il compagno prima, la classe operaia è letteralmente la classe che produce, la classe che manda avanti la città, citando anche il film Fight Club. E purtroppo al giorno d'oggi questa è una classe che viene dimenticata e purtroppo viene spezzettata nelle varie sottocategorie come l'orientamento, il genere, e vediamo tutti noi al giorno d'oggi movimenti come Nuna di Meno, Fridays for Future, i vari Pride, che pongono una lotta non tanto sul concetto di classe, ma su un concetto di categorie, l'ambiente, quindi abbiamo Fridays for Future, adesso con il loro fallimento abbiamo Ultima Generazione e Extinction Rebellion, Animal Rebellion, eccetera, che non pongono un lavoro sistematico, ma un lavoro più che altro, non dico neanche di guerriglia, però molto simile, ovvero piccoli gruppi che si occupano di proteste e disobbedienza civile, come imbrattare una statua oppure bloccare delle strade, che sono azioni, a mio avviso, eclatanti, che fanno comunque rumore, però alienano la classe lavoratrice in generale, tutte le persone. Poi abbiamo anche la questione del genere, quindi abbiamo Nuna di Meno, o anche il Pride, che, come dire, considerano tutta qua, che considerano che solamente i generi oppressi come le donne e l'LGBT siano, dimenticandosi poi anche delle persone neurodivergenti e dei disabili, siano loro le uniche categorie oppresse, che intendiamoci, è vero, ma come se automaticamente questo sistema rendesse tutti gli altri, quindi i maschi, esclusivamente i cattivi, quando in realtà paradossalmente opprime anche noi uomini, in quanto dobbiamo essere iperproduttivi,
noi dobbiamo portare avanti la famiglia, quando appunto al giorno d'oggi non ci sono neanche le condizioni materiali di permettere ciò. E appunto tutti questi movimenti si dimenticano di quanto tutte queste lotte giuste e sacrosante dovrebbero essere inquadrate in un schema più ampio che riguarda appunto tutta la classe lavoratrice, perché come dire, esiste donna e donna, esiste uomo e uomo, esiste uomo lavoratore, esiste donna lavoratrice che hanno problemi che una donna, un uomo anche autistico come Elon Musk oppure dell'LGBT non hanno in quanto borghesi, non hanno gli stessi problemi di un lavoratore. E questo purtroppo viene ancora sottoconsiderato, tanto che ci sono molte componenti anche liberali che non vedono tanto il sistema in sé per sé come un problema, ma solamente la questione dell'idea o delle singole persone, quando in realtà è appunto una questione che è di classe, e i comunisti devono essere i più classisti dell'ottica solamente di una classe, che è quella oppressa, che è quella lavoratrice, e di una che opprime, ovvero quella della borghesia, che appunto, anche se da entrambi le parti ci sono persone appartenenti alla stessa categoria, c'è comunque un abisso profondo tra una persona nella classe lavoratrice e una nella classe borghese, perché appunto non hanno gli stessi problemi, non hanno le stesse condizioni materiali. E quindi anche questo dobbiamo far capire, e per questo dobbiamo incontrare le persone, per fargli capire che non è tanto una condizione categoriale o sottocategoriale, ma quanto una questione di classe generalizzata identificata nella classe lavoratrice, perché, ripeto, è quella che, come diceva Marx, come dicono tutti più o meno i comunisti, e la classe rivoluzionaria è colei che deve prendere il controllo dello Stato e del sistema di produzione. Finisco con il dire che comunque queste lotte, anche se divise, come appunto lo è stato anni fa il DDL Zan, sono lotte che comunque dobbiamo portare avanti, dobbiamo comunque collaborare nel portare avanti, perché comunque in un modo o nell'altro, anche se nel sistema capitalistico, posso in un certo senso rendere la classe lavoratrice meno oppressa, seppur continui a essere oppressa nel sistema capitalistico, perché appunto sono comunque lotte che in un minimo possono emancipare la classe lavoratrice e far capire, come mi disse una volta una compagna, e far capire quanto effettivamente siano fondamentali per continuare il funzionamento della specie umana e del pianeta in generale. Arrivederci. Finito. Allora, abbiamo Vittorio, si prepara Francesco Giuliani. Allora, compagni, io penso che nella critica che Lenin faceva all'economismo c'è distillato, al netto di tutti gli elementi storici e congiunturali che ovviamente rendono le questioni diverse, una lotta contro le tendenze spontaneiste del movimento operaio e oggi anche quello studentesco che noi cioè nella nostra attività politica ci troviamo ad averci a che fare. Più delle volte queste tendenze sono diffuse in forma molto volgare e semplice e neontorizzata. Cioè, quante volte vi sarete sentiti dire da un attivista di sinistra, un'altra persona che fa politica, la gente non capisce, bisogna partire dalle cose concrete, belli i massimi sistemi, ma se ne parla da 300 anni. Questi sono, diciamo, i modi semplici di esprimere però delle cose che poi noi proviamo a capire dal punto di vista teorico profondo. Ora, lo spontaneismo può trovare le espressioni più disparate oggi nel movimento politico, dal ragazzo del collettivo che ti dice che non si possono fare discussioni politiche nelle riunioni del collettivo, ma si deve parlare di termosifoni prima e poi magari di termosifoni e termosifone si può arrivare alla fine dell'anno a fare un'assemblea politica a scuola, oppure dai militanti che ti dicono sì, va bene, siamo pure comunisti, ma richiami aperti ed espliciti al comunismo, al socialismo non vengono capiti e quindi sono inutili. Lo troviamo in quelli che ti dicono la lotta politica è tutta qui e ora, e quindi qualunque piano, progetto, strategia, ideali sono, diciamo, delle cose astratte, no? Che non hanno posto nella nostra battaglia. Ora, queste idee permeano tante correnti politiche, anche molto diverse tra di loro. Ora, noi dobbiamo riconoscere quelle più pericolose e dominanti nella sinistra e il riformismo in questo momento, perché anche i riformisti di sinistra, che possono addirittura arrivare a capire che il capitalismo è sbagliato e andrebbe teoricamente superato,
però non arrivano mai a pensare che questi riformisti di sinistra, che la gente possa veramente arrivare a una coscienza comunista rivoluzionaria addirittura, e quindi poi alla fine orientano, direzionano, no, no, la loro attività politica tutta quanta sul piano delle riforme, tutta quanta sul piano istituzionale. Il caso da Manuale in Italia è più il potere al popolo, che ha dentro tanti attivisti anche che si considerano anticapitalisti o comunisti, ma che una faccia e un martello non la toccherebbero manco con bastone, siccome elettoralmente non farebbe tanto successo, perché non credono che sia qualcosa che oggi le persone possono capire. Ma ne è permeato ovviamente anche tutto il mondo movimentista, disobbedienti, autonomi, che non fanno nessun tipo di lavoro di formazione e consolidamento nel tempo dei propri attivisti, perché coerentemente con le concezioni spontaneiste investono tutte le forze in un perenne stato di agitazione e mobilitazione, perché pensano che non ci debba essere distanza tra i propri attivisti e la massa in generale degli studenti, perché non fanno lavoro operaio, e che di fatto non ci sia questo stacco di coscienza. Lo fanno anche quando non c'è un'agitazione effettiva delle grandi masse, quindi lo fanno anche quando restano a farla solo loro. Per tutte queste correnti la propaganda delle idee è messa in secondo piano, perché pensano, parlo dei movimentisti in particolare, che tanto basti che parte il movimento di massa, e nell'esperienza del movimento di massa le persone automaticamente raggiungono a conclusioni rivoluzionarie. Poi sono eclettici politicamente, quindi la verità è che qualunque idea vada di moda, diciamo, nei movimenti, va bene pure a loro. Non è un caso che questi movimenti, cioè in particolare i movimentisti, non pensano che ci sia bisogno di strutturare un'organizzazione politica magari nazionale, pensano sia inutile, al massimo pensano che c'è bisogno tutto al più di una rete più o meno coordinata di centri sociali, collettivi, eccetera, e puntualmente infatti risorgono e poi muoiono con l'inizio e con la fine delle mobilitazioni di massa. Qui c'è una cosa importante: noi costruiamo il partito non solo perché pensiamo che ci vuole, il capitalismo non solo è nazionale, è mondiale, cioè abbiamo bisogno di una forza coordinata in tutta la società, ma perché pensiamo anche che il partito sia la memoria storica del movimento operaio, cioè sia quando si alzano i momenti, diciamo, di lotta, della memoria magari non c'è neanche bisogno, ma nel momento in cui questi poi vengono meno, anche questa esperienza, diciamo, si perde, e il partito traghetta, fa da tramite, no, tra nelle varie epoche, nelle varie fasi delle elezioni del passato. Ora, noi non è questa diffusa, diciamo, presenza di concezioni spontaneiste tra gli attivisti della sinistra oggi, non è perché loro sono stupidi, noi siamo intelligenti e quindi noi non cadiamo in queste cose, ma è un riflesso di una situazione oggettiva che per tanti anni lo ha favorito. Per esempio, l'arretratezza della coscienza del movimento operaio e studentesco, cioè usciamo comunque da tanti, da decenni, no, di arretramento, di un basso livello di conflittualità, e conseguentemente per tanti anni questo stato di cose ha facilitato la concezione tra gli attivisti che la gente non può capire, e quindi dobbiamo essere noi a scendere, no, a certi livelli. E noi che sappiamo che la coscienza invece è influenzata da periodi, sappiamo che ci possono essere periodi di bassa e periodi in cui invece la lotta di classe riemerge, e quindi non ce ne facciamo più di tanto problema. E poi c'è anche da dire che è diffuso perché c'è proprio poca esperienza nel settore di attivisti in questione, la maggior parte di questi si è sviluppato, cioè un settore che si è sviluppato negli ultimi anni, e quindi scivolano in concezioni spontaneiste, perché in realtà essi stessi sono molto spontanei nella loro formazione, nella strutturazione del loro pensiero. Vado veloce. Ora, Lenin critica gli economicisti nel che fare, perché dice: voi riducete la lotta operaia solamente a una lotta tradizionistica sindacale, disertando totalmente la lotta politica generale, quindi disertando la lotta per i diritti democratici, per togliere il potere politico alla borghesia, per combattere il capitalismo come un sistema generale. Questo vuol dire concretamente lasciare il campo totalmente libero alla propaganda e all'ideologia dei partiti borghesi, in generale alla borghesia. Gli economicisti risolvevano questa contraddizione, questa critica che gli veniva mossa, dicendo che tanti lavoratori sarebbero arrivati prima o poi da soli a coscienza rivoluzionaria, semplicemente perché lo sviluppo economico del capitalismo l'avrebbe reso necessario. L'idea marxista corretta, però totalmente portata all'estremo e distorta, che la coscienza sia influenzata dallo sviluppo economico e materiale del mondo, e semplicemente loro pensano a un certo punto lo sviluppo economico arriva a un punto in cui la rivoluzione diventa bene o male necessaria. Ora, a questo Lenin risponde, cito direttamente leggendo dal secondo paragrafo del libro, quello là, cioè dal secondo capitolo, secondo paragrafo, che dice:
Lenin dice: ma perché, domanderà il lettore, il movimento spontaneo, il movimento che segue la linea del minimo sforzo, conduce al predominio dell'ideologia borghese? Per la semplice ragione che, per le sue origini, l'ideologia borghese è ben più antica di quella socialista, essa è meglio elaborata in tutti i suoi aspetti e possiede una quantità incomparabilmente maggiore di mezzi di diffusione. Questa cosa è vera, se lo è l'epoca, lo è tuttora, in cui i miliardari non solo hanno i giornali, come all'epoca, ma hanno anche le televisioni, le radio, le piattaforme social, i loro think tank, utilizzano l'università, la scuola, la chiesa, le istituzioni statali per fare la loro propaganda. E anche nelle aziende la borghesia cerca di far penetrare nella testa dei lavoratori idee, le filosofie aziendali, siamo tutti una grande famiglia, anche tu sei parte di questa impresa, no? E spendono milioni per fare questa cosa. Vado a chiudere. Sotto il peso di questa propaganda, lavoratori e studenti possono benissimo cedere, e possono cedere anche i comunisti. Anche le nostre idee possono perdersi o deformarsi sotto il dominio culturale borghese se noi non facciamo un lavoro cosciente di difesa, di formazione dei nostri, cioè di difesa di queste idee, di formazione dei nostri militanti, di propaganda di queste idee all'esterno tra studenti e lavoratori. E chiudo veramente leggendo un'altra frase di Lenin, non si può chiudere su Lenin, che dice? Polemizza sempre con gli economicisti. Quanto più giovane è il movimento socialista di un determinato paese, tanto più energica deve essere la lotta contro tutti i tentativi di consolidare le ideologie non socialiste, tanto più risolutamente bisogna premunire gli operai contro i cattivi consiglieri che gridano alla sopravvalutazione dell'elemento cosciente, gli economicisti, tuonano contro l'intolleranza propria del periodo infantile del nostro movimento. Noi rispondiamo, sì, il nostro movimento è ancora nell'infanzia e per raggiungere presto l'età adulta dovrà corazzarsi di intolleranza, contro coloro i quali, sottomettendosi alla spontaneità, ne ritardano lo sviluppo. E chiudo. Grazie, grazie a Francesco. Si prepara Margherita. Compagni, se c'è un terreno sul quale in Lenin si esprime con la massima intensità il suo rigetto, il suo disprezzo per la ripetizione meccanica di vecchie formule in presenza di situazioni oggettive mutate, beh, questo terreno è proprio quello della costruzione del partito e in special modo della tattica. Nella sua relazione introduttiva Serena ha richiamato giustamente quelli che sono i punti che Lenin cerca di segnare nella sua battaglia contro gli economicisti a inizio Novecento. La centralizzazione rispetto ad una dispersione di quelli che erano i primi circoli operai socialdemocratici, la definizione della militanza come aspetto centrale per considerare qualcuno membro del partito, la necessità di dotarsi di un giornale come strumento organizzatore di organizzazione collettiva e una teoria alla base di tutto questo per fornire una visione coerente del mondo che sappia appunto cogliere innanzitutto lo sfruttamento in fabbrica ma anche l'insieme di oppressioni che ci sono nella società e anche che sappia far vedere ai lavoratori in che modo si esercita il dominio della borghesia anche finite le 8, 10, 12 ore di lavoro in fabbrica necessaria alla produzione del plusvalore, naturalmente, che è il centro di tutto. Ora, Lenin segna dei punti in questa battaglia inizio Novecento, però per me è interessante capire come il movimento socialista russo arriva alla prima grande prova, che è la rivoluzione del 1905, la rivoluzione russa del 1905. Allora, intanto i numeri, si parla di circa 8.000-8.500 militanti tra bolscevichi e menscevichi nel 1905, molti nell'esilio in Europa, quindi naturalmente questo è un dato importante, tanti tornano, non tutti riescono a tornare subito, Lenin torna tra fine ottobre e inizio novembre, se non vado errato. Questo partito, che è stato in parte appunto soprattutto nel settore bolscevico educato, o almeno si è iniziato a educarlo a questi principi, parte subito con un'esitazione davanti alla rivoluzione del 5, perché quando il Pope Gapon
convoca la manifestazione che poi verrà, finirà in un massacro da parte della polizia dello zar, non tutti gli uomini dei comitati, che qua oggi già si citava, bolscevichi, non tutti sono concordi da subito sulla necessità di partecipare a quella manifestazione. Cosa si evidenzia già? Lenin era a Londra. Si evidenzia in qualche modo una difficoltà, dopo una fase in cui il bastone era stato storto in una certa direzione, quello del gruppo di propaganda, la difficoltà a costruirsi anche come tribuni, anche come partito in grado di dare più enfasi all'aspetto agitativo. Questo è evidente nel congresso dell'aprile del 1905 tenuto a Londra. Lenin comincia a friggere perché è per una svolta, e però non ha tutti gli strumenti per portarla avanti fino in fondo, e si scontra con quel Bogdanov che poi piace ai Vuming, in realtà per ragioni che non trattiamo qui oggi. E Bogdanov presentato dai Vuming come l'alternativa democratica a Lenin, un'altra perla in questo settore saturo di asinerie. Bogdanov sostanzialmente dice: noi dobbiamo presentarci davanti al Soviet, anche quello di Pietrogrado, che era il più avanzato di tutta la Russia, e quale azione dobbiamo condurre? Leggere, presentare il programma del partito, chiedere al Soviet l'adesione e conseguentemente a questa adesione chiedere che il Soviet si disciplini al partito operaio socialdemocratico russo. Se non accettano, usciamo, rompiamo con il Soviet. Questo è quello che appunto definiamo come una posizione completamente settaria rispetto a un processo rivoluzionario, non ad una sua autorappresentazione, per cui Lenin da un lato, sin dalla primavera, vede nello scoppio del processo rivoluzionario un'occasione per proletarizzare il partito, che era composto principalmente da appunto quadri di origine piccolo o anche medio-alto borghese, che erano diventati in una certa misura rivoluzionari di professione. Ma non solo, è per adottare schemi diversi di reclutamento e di appartenenza all'organizzazione, nella fiducia che quel processo rivoluzionario faccia crescere rapidamente dei lavoratori. E ha fatto bene, mi sembra, Giacomo a dire che su scala diversa, ma anche noi con la campagna Sei Comunista abbiamo, a partire da un'analisi della situazione concreta, introdotto alcuni aggiustamenti, alcune modifiche, non di principio, ma tattiche anche su sistemi di reclutamento e altro. Ora, in questa critica di Lenin non si perde ovviamente la critica all'economicismo, che ha può avere varie metamorfosi anche oggi. Un sindacato come il Sicobas è un esempio anche di una declinazione dell'economicismo oggi, cioè l'idea che gli operai lottano per il loro salario, punto. Che non è necessario un partito, e che il programma è una sorta di appendice del programma sindacale, in una incapacità di allargare gli orizzonti ai lavoratori al di là della tua singola fabbrica, del tuo singolo settore di impresa, e guardando l'insieme dei rapporti sociali di produzione da cui noi deriviamo il programma. Non basta stare al tornio per definire un programma comunista complessivo. Questa è anche la critica che facciamo e che abbiamo fatto tradizionalmente al cosiddetto operaismo italiano di Tronti e Negri. Una delle critiche. C'è un bell'articolo di Alessandro Giardiello in Falce Martello numero 1. Devo chiudere, dico un'ultima cosa. Alla fine Lenin, secondo me, nella costruzione del partito ci insegna miliardi di cose. Una cosa molto importante è che non è un processo lineare la costruzione del partito, che si deve capire come dosare propaganda e agitazione a seconda della fase, come alternare a seconda della fase meccanismi
più elastici e meno elastici, in qualche modo non possiamo immaginare la costruzione del partito come la ripetizione dei medesimi procedimenti organizzativi semplicemente su scala più grande. Quando cambia la scala e quando cambia la condizione oggettiva, è ovvio che su un terreno che è anche un'arte, come piaceva dire a Trotsky e come giustamente anche noi ripetiamo, su quel terreno lì è necessario affidarsi a uno studio concreto e capire come, su quale punto dare più enfasi e quindi anche su quali caratteristiche e qualità dei militanti lavorare più intensamente in una fase piuttosto che nell'altra. Margherita, poi c'è Alessandro Cardiello per l'ultimo intervento prima delle conclusioni di Serena. Quanto è? Ecco. 7. Io devo c'è il problema molto inverso. Cioè, libri? No, tranquillo, ce la posso fare, tanto mi sentite. E sì, compagni, anche io mi concentro sulla questione dell'economismo perché è il cuore alla fine della polemica che Lenin fa nel Che fare. E alla fine, in sostanza, dagli albori del movimento in Russia si stavano definendo due tendenze. Una rivoluzionaria che si basava appunto sulla classe operaia e legava la prospettiva del rovesciamento allo zarismo alla lotta per l'egemonia della classe operaia nel campo della democrazia, opponendosi quindi alla subordinazione al movimento liberale, e una riformista che a parole si chiamava marxista ma che non proponeva null'altro che il collaborazionismo di classe e la lotta per le riforme. Questa era, diciamo, la concezione poi di fondo di divergenza tra le posizioni rivoluzionarie, il marxismo e l'economicismo. Ma su quale base, diciamo, si cresce e si innesta questa tendenza, lo diceva già in parte anche Serena, è legato anche, diciamo, alle condizioni della Russia di fine Ottocento, cioè a uno sviluppo importante del capitalismo, un'enorme concentrazione industriale. La classe operaia a San Pietroburgo si concentra nelle grandi aziende, nelle grandi fabbriche e arriva all'82% e a Mosca oltre il 50%, ha un'ondata di mobilitazioni, alcune anche significative come quella della Morozov dell'86, che finì con una sconfitta obiettivamente, ma fu determinante anche, diciamo, perché strappò delle concessioni riguardo appunto al tema delle multe. Non ho il tempo di entrare nel dettaglio, che erano il sottoprodotto comunque di un processo di mobilitazione dove comunque il regime doveva pur concedere qualcosa, e in un contesto appunto dove c'è una, diciamo, una ripresa, un risveglio delle mobilitazioni e questo si unisce, diciamo, a un primo lavoro pionieristico della diffusione delle idee del marxismo col gruppo di Plekhanov, Emancipazione del lavoro, che inizia a penetrare tra i settori d'avanguardia del proletariato. Questo, diciamo, è un elemento importante che aiuta anche a spiegare come questa tendenza sia in qualche modo accresciuta. C'è un elemento interessante che riguarda anche, diciamo, le condizioni in cui appunto i primi passi verso la costruzione dell'organizzazione si stava procedendo, che era la clandestinità, la repressione, gli arresti, che provocavano anche, diciamo, il fatto che tanti militanti, tanti quadri, anche i più esperti, sostanzialmente venivano decapitati, e quindi una nuova generazione che era impaziente e che non aveva, diciamo, un approccio serio rispetto alla teoria e che diciamo, non è che non tollerava, ma cominciava appunto a essere impaziente rispetto al lavoro di propaganda dei piccoli circoli, che pure giocavano un ruolo importante nella formazione di, appunto, di un settore, di una generazione di quadri, cominciò, diciamo, a scalpitare, e vedeva nella proposta dell'agitazione, che si rendeva necessaria perché di fronte appunto all'esplosione delle mobilitazioni era ovvio che dall'attività dei piccoli circoli bisognava passare all'agitazione e provare quindi a saldare questo nascente gruppo dirigente con l'avanguardia del movimento operaio, metteva questi giovani, diciamo, in una condizione di attivismo, di impazienza e anche, diciamo, di poca attenzione per le questioni, diciamo, di carattere ideologico e teorico. Ma questa tendenza, lo spiegava Serena, si lega anche, diciamo, a un processo più generale di dibattito profondo che attraversa appunto la socialdemocrazia tedesca rispetto appunto al revisionismo di Bernstein, eccetera, e le pubblicazioni di stampo economista, diciamo, ne sono l'espressione.
appunto Rabocia e Diello, Rabocia Mills e il Credo, diciamo, sono quelle significative. È proprio con la pubblicazione del Credo che Lenin, insieme ad altri, Babuschkin ed altri, ingaggerà la battaglia per la costruzione di un giornale nazionale, centrale, diciamo, con un livello di elaborazione più alto, e anche uno strumento per portare avanti la battaglia sul piano della costruzione, dell'educazione dei quadri, per strapparli anche, diciamo, all'influenza di queste concezioni, ma allo stesso tempo anche, diciamo, una battaglia generale su come costruire un'organizzazione. Anche perché appunto l'agitazione portava dei risultati, le idee del marxismo penetravano, e questo era anche, diciamo, la prova del fatto che ci si trovava di fronte a un'ascesa importante delle mobilitazioni operaie, diciamo, e a una penetrazione, a una capacità di conquista delle idee rivoluzionarie che era grande. Ma Lenin svilupperà la polemica nel Che fare, e non solo nel Che fare, su questioni fondamentali, sulla quale appunto posso dire molto poco, però appunto alcune questioni sono decisive. Innanzitutto, la concezione degli economisti e soprattutto del Rabocia e Mills era l'idea di separare la realtà operaia dalla socialdemocrazia, quindi dall'avanguardia, e quindi si appoggiava, diciamo, alla parte più indietro rispetto al processo di movimento che c'era, e difendeva questa indipendenza degli operai sostanzialmente, perché sostanzialmente stava difendendo l'indipendenza dalle concezioni rivoluzionarie, dalle concezioni marxiste. Quindi usava questa cosa strumentalmente per, diciamo, difendersi, e nella retorica operaia sostanzialmente schiacciavano la classe operaia, diciamo, sul livello di consapevolezza e di coscienza, a concezioni prettamente di carattere economico-sindacale, anche quando le mobilitazioni, come in alcune fabbriche succedeva, andavano ben oltre l'agitazione e la necessità economica, come quando di fronte alla repressione poliziesca gli operai volevano insorgere con le armi. Quindi la lotta politica, le condizioni per una lotta politica, per un salto qualitativo, Lenin lo coglieva, lo vedeva e lo diceva. Le mobilitazioni di questi anni sono qualitativamente diverse rispetto anche a quelle degli anni precedenti, e c'è un elemento in cui anche lo spontaneismo è uno stadio embrionale del processo di consapevolezza e del processo di coscienza. Quindi questo, diciamo, elemento di indipendenza non era altro che nascondere l'opportunismo di questa tendenza politica. E di fronte a questo Lenin spiegherà quali sono i compiti della socialdemocrazia, cioè di qual è il rapporto tra l'agitazione economica e la lotta politica, e cosa deve fare un partito, un'organizzazione che si vuole porre l'obiettivo, appunto, di essere avanguardia. Sostanzialmente gli economisti si sottomettevano, diciamo, alla spontaneità delle masse, schiacciando quindi anche il loro potenziale di lotta. Quindi, mentre il movimento operaio, la ripresa delle lotte, era un punto di forza, l'elemento, diciamo, di arretratezza e di stare indietro ai processi dei movimenti che Lenin criticava era il punto di debolezza forte sul quale Lenin appunto insisterà nella polemica e nella battaglia. Una concezione che non poteva che scadere in una politica prettamente tredunionista, sostanzialmente, quella delle denunce, quella del lavoro locale, quella del lavoro particolare, eccetera, eccetera, sulla quale Lenin appunto tanto dirà, dicendo sostanzialmente: il punto per noi è andare tra tutti gli strati della popolazione, come teorici, come propagandisti, come agitatori, come organizzatori, cioè qual è il compito di un partito di avanguardia. Ultima questione, perché appunto il mio tempo è finito, è che la sottomissione a questo spontaneismo non solo dimostrava la sfiducia nel potenziale della classe lavoratrice, contro la quale invece Lenin lottava al contrario, per dire che bisognava ancora di più formare, costruire e organizzare e andare tra la classe e lì prendere anche i migliori quadri per la costruzione del partito, ma allo stesso tempo poneva un'altra questione, che è l'abdicazione al ruolo di direzione, in sostanza, cioè l'idea di lasciare la direzione della lotta politica al movimento liberale, e l'idea sostanzialmente meccanicistica per cui gli operai soltanto attraverso la lotta economica possono giungere a conclusioni più rivoluzionarie, cioè una concezione antidialettica contro la quale chiaramente Lenin polemizzava. E quindi proprio l'abdicazione all'indipendenza di classe, al ruolo di direzione, alla costruzione, appunto, diciamo, di mettersi alla testa del movimento, appunto, e di sviluppare una visione generale, complessiva e rivoluzionaria. Da qui chiaramente anche tutta la ricaduta sulla discussione su che tipo di partito, che idee e che metodi doveva avere un'organizzazione, sulla quale, dicevano già gli altri, molto
abbiamo da imparare. La questione fondamentale anche rispetto alla concezione di Lenin sul partito è che viene ribaltato il piano rispetto ai particolarismi, rispetto all'atteggiamento dilettantesco, no? come lo chiama lui. Cioè, il partito attraverso il giornale deve essere costruito dall'alto in rapporto dialettico con la base. Quindi troviamo qui le concezioni fondamentali che sono anche uno strumento che noi oggi utilizziamo. Se è vero che il Che fare fu una polemica anche contingente, chiudo ricordando quello che diceva la Skaia nelle sue memorie rispetto al ruolo che giocò questo testo, che diceva: l'opuscolo fa un appello appassionato ad organizzarsi, esso traccia un progetto di organizzazione vasto nel quale ognuno poteva trovare il suo posto, nel quale ognuno poteva diventare una piccola ruota del meccanismo rivoluzionario, una ruota senza la quale, quanto insignificante fosse in se stessa, tutto il meccanismo non sarebbe stato in grado di lavorare. L'opuscolo spinse a creare, con un lavoro tenace e infaticabile, la base indispensabile perché il partito, nelle condizioni della Russia di allora, potesse esistere non solo come concetto ma come realtà. Scusa, Davide. Allora, Alessandro, a cui chiedo un grande dote di sintesi. Ho tante qualità ma non la dote della sintesi. Impara la... Allora, compagni, sinteticamente, c'è un aspetto interessante di un testo che fino ad oggi che fino ad ora non abbiamo ancora citato, che è un passo avanti e due indietro, che è il resoconto che nel 1904 Lenin farà del congresso del 1903. Perché in quel libro, che viene scritto due anni dopo il Che fare, Lenin difende la posizione opposta rispetto, perché nel Che fare richiama gli intellettuali a trasmettere la coscienza socialista al partito. Ma dopo l'esperienza concreta, e cioè il fatto che pur maggioranza Lenin nel giro di pochissimo tempo perderà il controllo dell'Iskra perché Plekhanov lo abbandonerà, così come tutti gli altri, e di fatto si troverà in un sostanziale isolamento, se voi andate a riguardare un passo avanti e due indietro, fa l'appello contrario, e cioè agli operai a controllare i propri intellettuali, prendendo atto della realtà, prendendo atto dello sviluppo concreto di come era evoluta la situazione. Ora, voglio fare anche una piccola battuta sul movimento socialista, visto che, anche se un po' indebitamente, è stato citato in questo dibattito. Mi riferisco al movimento socialista basco, che poi è il più importante di quelli che si sono sviluppati nello Stato spagnolo. E il compagno Ceparrone è stato critico, però dobbiamo essere ancora più critici. Cioè, i nostri compagni spagnoli hanno scritto un testo di 28 pagine di critica. E comunque in questo momento è in corso una regressione, cioè, di questo movimento, che è un movimento che viene dal nazionalismo radicale, cioè da Henry Batasuna e da Rai per quanto riguarda la Catalogna, e che sta sviluppando delle concezioni gradualiste attraverso una lettura di destra, così come si è visto anche a Bardonecchia, perché c'erano invitati i compagni di Orizzonte Socialista che hanno spiegato le loro posizioni. Una lettura assolutamente di destra di quelle che sono le posizioni di Gramsci, su cui non tornerò perché abbiamo scritto abbondantemente in passato, e un estremo dogmatismo e soprattutto un approccio autoritario all'organizzazione, tant'è vero che i compagni della tendenza marxista internazionale non hanno uno spazio pubblico per poter intervenire all'interno di questo movimento. Non credo che la scissione della gioventù comunista spagnola che si è aggiunta a questo movimento darà molto di positivo alla futura evoluzione di questo movimento. Credo che sia giusto ricordarlo, non credo neanche che sia un caso che il compagno Ceparrone voleva venire con uno di questi militanti a Milano per fare una discussione e alla fine questo incontro non si è realizzato per decisione loro. Un'altra questione, Giuliani faceva riferimento a questa idea fondamentale di Trotsky che più volte è stata ripresa da Ted e da Alan, e cioè che il marxismo
è una scienza, infatti lo definiamo socialismo scientifico, e l'organizzazione e la tattica sono un'arte. Io credo che questo si è visto in tutta l'esperienza del partito bolscevico. Lenin, ad esempio, si richiamava spesso a una frase di Marx e Engels che diceva: la nostra teoria non è un dogma, ma una guida per l'azione. E c'era proprio una ridicolizzazione dell'idea della memorizzazione di formule che venivano ripetute in contesti storici diversi da quelle in cui erano state elaborate. Lenin amava sempre ripetere una frase di Goethe che era: amico mio, la teoria è grigia, verde è l'albero eterno della vita. Lenin spesso ripeteva questa frase. Ho già detto nell'introduzione di questa mattina che cosa pensava rispetto alla capacità di pensiero della maggior parte dei bolscevichi, e credo che questo sia importante, perché il nostro compito, noi facciamo prospettive, non è soltanto quello di avere un'approssimazione che sia la più precisa possibile di quella che è la situazione oggettiva. Questa è solo una parte del nostro compito. Se qualcosa ci ha insegnato Lenin, che non ha scritto una sola opera che fosse esclusivamente teorica. Tutto quello che scriveva Lenin aveva sempre una ricaduta sul piano della propaganda. Lenin era anche un dirigente che sapeva improvvisare, però il suo improvvisare non era empirismo, non degenerava mai, aveva sempre un forte cimento ideologico e politico. Cioè non scriveva, i marxisti non scrivono libri criticando altre idee o criticando altre filosofie. Tutto quello che noi scriviamo, tutto quello che noi facciamo è un'espressione che si rinnova costantemente di quello che è lo sviluppo storico reale. E su questo è molto importante sottolineare che una leadership rivoluzionaria non deve solo comprendere la lotta da un punto di vista globale, sì, sto per concludere, ma anche proporre in ogni momento quelle che sono le parole d'ordine più corrette, che più si avvicinano al sentire comune della classe operaia. In questo Lenin aveva un talento speciale, cioè tastare il polso della classe operaia, in questo non aveva uguali. E io su questo voglio fare un solo esempio: la campagna che loro fecero nel 12 sull'assicurazione sanitaria. Può sembrare una rivendicazione del tutto secondaria, ma la gran parte dei proseliti che fecero in quella fase di ascesa del movimento operaio fu proprio attraverso una campagna, attraverso il diritto dei lavoratori russi ad avere un'assicurazione sanitaria. Fu talmente forte l'impatto che ebbe questa campagna su una questione che può apparire assolutamente secondaria all'interno di un programma di transizione per la rivoluzione socialista, che quando nel 1916, cioè nel pieno della guerra, in una fase assolutamente reazionaria, si votò la giunta per la rappresentanza dell'assicurazione sociale di circa 2 milioni di lavoratori in Russia, i bolscevichi, che erano isolati socialmente, presero comunque 39 rappresentanti su 70. Credo che questa sia una lezione di metodo, di applicazione, di traduzione del programma generale alle parole d'ordine concrete che in ogni momento storico possono determinare una presa di coscienza e un rafforzamento del livello di radicalizzazione e di mobilitazione della classe lavoratrice. Ti do 10 minuti, sai, perché siamo già... Allora, intanto credo che sia stata una discussione molto ricca, e parto nelle conclusioni
da una considerazione che mi ha stimolato l'intervento di Giacomo Baratti, che diceva Lenin ha rotto un'amicizia molto solida con Martov, e un po' anche per dare un altro elemento che sfata questa immagine di Lenin cinico. In realtà la Krupskaya riporta nelle sue memorie come Lenin visse con molto dolore questa rottura, che però era una rottura necessaria e che appunto per la quale la questione organizzativa fu un sintomo. Appunto Lenin in un passo avanti e in due indietro dice sì, io ho detto più volte che non era una questione fondamentale. Però spesso dalle questioni organizzative, no, emergono, come in quel caso appunto lui riconobbe, emerse un punto di partenza per una svolta, per una divergenza che era una divergenza profonda, una divergenza politica profonda. Perché? Perché in quella discussione, nel secondo congresso, così come nella discussione con gli economisti, quello che a cui Lenin rispondeva e faceva una resistenza era una pressione che veniva da settori, da settori esterni alla classe operaia, piccola borghesia, intellettuali, che di fatto avevano un approccio individualista, cioè che non hanno appunto una attitudine alla disciplina, che esprimevano questo in queste concezioni appunto un po' più meno rigide, ecco, sulla questione del partito, ma che appunto evidenziavano questo tipo di pressioni e che poi in ultima istanza si sarebbero evidenziate in una diversa concezione della rivoluzione, perché i menscevichi pensavano che la rivoluzione dovessero farla i borghesi, una rivoluzione borghese. Ora, sulla questione quindi che Lenin difendeva a tutti i costi un punto di vista proletario, c'è appunto questa continua fiducia nei confronti della classe, nei confronti delle masse e nei confronti della classe operaia in particolare, che appunto si va contro sia appunto l'esaltazione dello spontaneismo, che in realtà è una forma di disprezzo nei confronti delle masse, perché appunto si lega solo a pensa che possano arrivare solo di fatto a conclusioni appunto economiche. E dall'altro appunto Filippo citava la questione dei terroristi, che anche lì era il punto, no, in comune, cioè la sfiducia nei confronti delle masse, cosa che invece Lenin ha contrastato in tutta la sua attività, ma non solo appunto così dichiarandola, ma avendo la capacità di mettersi in connessione con i settori più avanzati, di saperli ascoltare. Alessandro faceva questo esempio nel suo intervento sull'assicurazione, di sapere appunto avere un legame in cui il partito si poneva l'obiettivo di conquistare la classe, ma allo stesso tempo di capire qual era l'andamento della coscienza nelle masse e nella classe operaia. Quindi questa capacità di connessione a cui appunto Trotsky fa riferimento nella storia della rivoluzione russa, che Lenin seppe esprimere a livelli eccezionali. Ora, quale fu la differenza tra appunto nell'approccio tra Lenin e i dirigenti con cui poi si trovò a dover lottare per le svolte, no? Dover portare avanti queste discussioni per imprimere le svolte quando era necessario? E che appunto loro dicevano: vabbè, abbiamo fatto una polemica, avevamo ragione, abbiamo stabilito una formula corretta, che sia di tipo organizzativo, si è parlato questa mattina del difattismo rivoluzionario, e quella formula sarà corretta sempre. E invece non è così. E Lenin questo appunto cercava di spiegare, no, in ogni momento in cui erano necessari cambiamenti, anche in tempi molto, molto rapidi. E Lenin appunto non ha mai dato appunto alle formule un carattere generale e assoluto, ma sempre legato al contesto specifico, tant'è vero che si troverà appunto a dire le cose contro cui polemizzava nel 1905, disse le stesse cose contro cui polemizzava nel 1900, ma perché? Perché era all'interno di un contesto rivoluzionario. E quindi appunto da un lato c'è l'estrema fiducia, la capacità di connettersi con le masse e allo stesso tempo il fatto di porre la centralità del ruolo della classe operaia. E guardate che in Russia in quegli anni non era una cosa così banale, no?
Cioè, stiamo parlando comunque di un paese con elementi feudali importanti, comunque con una classe contadina che era preponderante a livello della popolazione. E per quanto appunto con Trotsky ci fu la divisione, no, sulla rivendicazione della dittatura, poi se ne parlerà nel punto successivo, però della dittatura democratica contro invece la posizione più corretta di Trotsky, la rivoluzione permanente, però questo era sul carattere della rivoluzione, non sul ruolo della classe operaia, su cui erano assolutamente d'accordo, lo sono sempre stati, e su questo lo si vede anche nel Che Fare. Cioè Lenin nel Che Fare, in un contesto appunto di Russia zarista, dove c'era comunque un'opposizione liberale e borghese, Lenin comunque in ogni momento mette al centro il ruolo che ha la classe operaia nel lottare contro tutte le forme di oppressione. Cioè lui dice: noi possiamo rispondere a tutto. E questo anche qui non è che veniva fatto nella propaganda, nell'elaborazione, però poi è stato fatto anche nella pratica. Perché ricordiamo che con la rivoluzione, ricordiamo le politiche concrete fatte durante la rivoluzione russa nei confronti della condizione delle donne, delle nazionalità oppresse, quindi la capacità di poi mettere in atto il fatto che solo la rivoluzione socialista, la classe operaia può appunto rispondere a tutte le forme di oppressione che sono nel sistema capitalista. E ora, sulla questione appunto della difesa oggi, no, di queste idee. Allora io vorrei ricordare, lo faccio con, come dire, un certo piacere, che 20 anni fa, un po' più di 20 anni fa, compagni diciamo un po' più anziani se lo ricordano, abbiamo fatto tante discussioni all'interno di un movimento che era un movimento grande, di soprattutto giovanile, il movimento No Global, contro proprio queste questioni. Cioè la centralità della classe operaia era il titolo di un appello che noi portammo nelle manifestazioni a Genova, al movimento No Global, e appunto oggi si parlava della scomparsa di Toni Negri. L'imperialismo di Lenin era stato archiviato perché c'era l'impero, e venivamo additati di essere novecenteschi. Questa era una delle definizioni che venivano date al marxismo, alle idee di Lenin. Ora noi oggi vediamo come tutte quelle idee si sono disciolte come neve al sole, che siamo in un contesto in cui la classe operaia è centrale e lo fa vedere, lo ha fatto vedere in tante occasioni, in tanti movimenti, in tante lotte anche economiche che abbiamo visto appunto in questi ultimi anni in tanti paesi, in un contesto in cui dire che l'imperialismo non esiste, adesso non ci vogliono molti argomenti insomma per dimostrare invece che è così. E quindi appunto che la validità delle idee che Lenin ha sviluppato e che noi appunto prendiamo come riferimenti è assolutamente, assolutamente attuale. Così come attuale appunto tutta l'elaborazione che abbiamo discusso oggi sulla questione del partito. Ecco, riprendo appunto le questioni che citava Alessandro sulla discussione anche con i compagni catalani che sono venuti al nostro congresso mondiale quest'estate, in cui appunto loro non parlano di partito, parlano di movimento e rigettano di fatto l'idea della presa del potere, cosa che invece noi riteniamo una necessità, ma scientifica, cioè non perché ci piace o non ci piace, legata proprio a come funziona il capitalismo. E rispetto a questa necessità il partito a sua volta è necessario. Il partito che appunto si costruisce in tutte anche le polemiche, le discussioni come appunto quelle che per esempio ho citato di 20 anni fa, in cui, no, siamo chiamati a partecipare e nell'intervento chiaramente del movimento operaio studentesco. Ora, un altro concetto che c'è nel Che Fare, che è come dire valido e come dire è un po' scritto nella roccia, è il fatto appunto questa idea di Lenin di il senso dell'urgenza, il senso di dire: guardate che le masse si muoveranno, a un certo punto ci travolgono se noi non saremo pronti. Cioè quindi l'idea che le rivoluzioni comunque avvengono, a prescindere che un partito ci sia o non ci sia,
però possono arrivare alla presa del potere solo se il partito c'è e se ha appunto gli strumenti per porsi alla loro guida e appunto portarle a questo obiettivo. E questo non si può improvvisare. Questa è un'espressione che per esempio Trotsky, riprendendo proprio la tradizione e il patrimonio di Lenin, dice in classe partito direzione, in riferimento alla rivoluzione spagnola, in cui proprio dice Lenin e il partito bolscevico poteva fare quello che aveva, ma perché c'era stato un lavoro di costruzione, di appunto affinamento anche delle armi teoriche, cosa che appunto non si può improvvisare, ma che appunto richiede una costruzione costante e appunto un lavoro di paziente, ma anche capace di saper cogliere tutte le occasioni, di saper applicare svolte e controsvolte quando questo è necessario. Ora, chiaro, gli errori si possono fare, ma anche grazie a questo patrimonio teorico possiamo avere la capacità, cioè questi sono come tutti strumenti che ci rafforzano le spalle per arrivare a questo obiettivo, perché poi appunto il nostro obiettivo fondamentale in cui tutte le nostre discussioni, la nostra attività pone è proprio arrivare a costruire questo partito. Tra l'altro in un contesto in cui, a differenza appunto di vent'anni fa, in cui i comunisti venivano tacciati di essere novecenteschi, noi oggi abbiamo verificato che se metti un cartello su un muro che dice sei comunista, con il punto interrogativo, in tanti ti rispondono di sì, ma ti dicono sì, però sono da solo. E quindi questa è la questione, di porre anche la necessità dell'organizzazione e della costruzione del partito che poi possa portare le masse, la classe lavoratrice, alla presa del potere, all'abbattimento del sistema. Grazie Serena.